in ricordo di Luigi Coppola, dipendente esemplare, caduto sul lavoro il 28 dicembre del 2012, il comune di Aversa. Il che significa i cittadini di questa città. Ecco la cerimonia di ricordo del comune di Arezzo per Luigi Coppola, il dipendente comunale dell'ufficio strade, tragicamente morto sul lavoro un anno fa, investito da un'auto a ruscello mentre lavorava per ricoprire le buche sull'asfalto. Nella storica sede della manutenzione del comune di Arezzo in via Tagliamento è stata apposta una targa in sua memoria, alla presenza di tanti suoi colleghi e soprattutto della vedova di Coppola e dei due figli. Un anno fa doveva essere in ferie, ha ricordato l'assessore Dringoli, ma accettò una richiesta di cambio turno ed il destino lo portò via ai suoi familiari e dai colleghi. Adesso c'è proprio il figlio di 22 anni a ricoprire il posto di lavoro del padre, ha ricordato il sindaco Fanfani, un gesto concreto per aiutare una famiglia in forte difficoltà. Un anno questa mattina, il ricordo di questo tragico incidente sul lavoro che ha provocato la morte di una brava persona, di un ottimo dipendente comunale, di una persona che ha avuto tante dimostrazioni di affetto da parte di tantissimi dipendenti che questa mattina voi avete visto qui riuniti a ricordarne la persona e a dedicare questo piazzale, questo stabile, che è uno stabile storico del comune di Arezzo, alla sua memoria. È giusto, doveroso che le amministrazioni comunali in momenti così difficili che hanno messo in ginocchio un'intera famiglia abbia la capacità di reagire, di dimostrare a tutta la popolazione di quanta serietà ci voglia nell'affrontare questi problemi e di quanto grande sia la memoria che si deve a chi ha perso la vita tragicamente al servizio della collettività. Il cognome De Coppola continua ad essere presente nell'amministrazione comunale, è da pochi giorni che il figlio lavora per il comune di Arezzo. Il figlio è stato assunto in comune, in prosecuzione dell'attività lavorativa del padre. Un gesto concreto avete voluto fare? Un gesto concreto, sì.